anche a Padova, è la prima volta che si organizza e si presenta alle elezioni amministrative per la città di Padova e poi appoggia anche delle liste sia a Rubano che a Cadoneghe, e quindi cominciamo da qui. E noi abbiamo un unico punto centrale, che è quello di fare l'attività politica sia nazionale che locale a difesa dei pensionati, delle loro pensioni, soprattutto pensando anche alle pensioni minime, ma pensando anche a quelli che non ci arriveranno mai la pensione, quindi cambiare anche le leggi, i meccanismi per far sì che tanta gente possa finalmente arrivare alla pensione. Penso soprattutto ai giovani e ai precari che non ci arriveranno mai, quindi dobbiamo dare loro una speranza di arrivarci. Ma poi facciamo anche tutta una politica a difesa della terza età. Padova è una città che ha, pensate, 59.000 abitanti sopra i 65 anni e ne ha 12.000 sopra i 75. È una popolazione vecchia, un quarto della città è fatto da anziani. Allora, siccome abbiamo l'abitudine che quando uno ha finito di lavorare lo mettiamo in soasa, no? Cioè, invece bisogna ricostruire una città a misura di anziano, dove l'anziano non si senta isolato, chiuso e non aspetti la propria fine in solitudine, ma venga inserito in una comunità sociale attiva che lo ricoinvolga. Dialogo tra giovani e anziani e soprattutto valorizzare il patrimonio di storia, di cultura, di memoria che un anziano ha. Le famiglie devono vedere il proprio vecchio di casa, la propria vecchia di casa, come la fonte della cultura e delle esperienze, della conoscenza, della vita che ha avuto e che può trasmettere a figli e nipoti. Ecco.